Benissimo, buonasera, eccoci a questo piccolo video in Minecraft Education in cui siamo riusciti a mettere un quadro, cioè un'immagine in realtà, e vediamo adesso come fare altrettanto seguendo le indicazioni che ho visto pubblicate da un video di Vigellini, che però aveva un link che non funzionava. Io sono andato semplicemente su internet. Sono andato qui in questo indirizzo GitHub 3 * image map releases e ho scaricato praticamente image map 3.zip. Image 3.zip praticamente mi scarica un'applicazione che è uno zip che ho scaricato dallo zip. Quando lo faccio l'unzip in una cartella mi viene fuori una serie di file, fra cui un image map 3.exe, facendo image map 3.exe lanciandola mi compare, come diceva Vigelini, questa informazione. Qui a questo punto il problema è che Minecraft Educational è un Bedrock World, non è un Java World. Se per caso volete farlo per Java dovete farlo cliccare qua, ma per i Bedrock, cioè che con Minecraft Educational, bisogna cliccare su Bedrock World. A questo punto ecco qua che compare il problema di Select Saves Folder. Allora, Save Folder, bisogna andare praticamente sotto il vostro utente, quindi io un utente adesso, ok, ce l'ho qua, sono Claudio Pacchiega, sotto il mio utente, ecco, dovete essere in grado di vedere i file nascosti, quindi c'è un'opzione per vedere i file nascosti che non vi faccio vedere direttamente qua, ma sotto Claudio Pacchiega praticamente c'è una cartella AppData. Se non vi compare, vedete che qui compare in grigetto, c'è un sistemino, ma lo trovate anche su internet velocemente, o magari vi metterò un link in descrizione, per cui si possono vedere le cartelle nascoste. AppData, roaming. E poi qui a questo punto dobbiamo andare sotto Minecraft Education Edition, nel nostro caso. Qui andiamo sotto Games, com Mojang. Qui andiamo sotto Minecraft Worlds, quindi un po' complicatello, ma ci si arriva. E qui abbiamo praticamente, anzi, andiamo sotto Minecraft Worlds e facciamo selezione cartella. E qui vi fa vedere tutti i mondi che avete costruiti, quindi nel nostro caso il mio mondo. Ora, la cosa che suggeriva è di uscire dal mondo prima, quindi facciamo salva ed esci. Quindi facciamo salva ed esci. Non ho provato a vedere se funziona, ma visto che è consigliato di fare così, mi adeguo. Torno su dove siamo, andiamo nel mio mondo e nel mio mondo, sempre Bedrock, il mio mondo questo, facciamo open per cercare un'immagine e l'immagine che prendiamo è per esempio sotto immagini e prendiamo questa qua che era la famosa immagine o anche questa, un'immagine 1.gn, una timeline, vedete che sono delle cose, un'immagine qualunque, non è importante quale sia. Noi adesso diciamo che vogliamo, ad esempio, questo potrebbe essere 3x2, quindi facciamo width 3 e height 2, 3x2, facciamo confirm, quindi l'abbiamo presa, ci ha generato tutte le immagini che ci interessano, facciamo send all to world, come aveva insegnato il Vigellini, rientriamo in Minecraft Educational. Entriamo nel mio mondo dove eravamo prima. Ok, fa di nuovo il caricamento di tutto. E come diceva il buon Vigellini, quando entriamo ci troviamo una cassa in mano. Vedete questa cassa qua? Noi questa cassa la mettiamo per terra e l'apriamo. Vedete che ci sono i sei settori, ok? Allora, qui facciamo che, vediamo un po', no, 2, 4, 6, ok, sì, praticamente togliamo
le cose che avevo prima, quindi le togliamo, mettiamo un po' via e riprendiamo praticamente dalla cassa, praticamente possiamo farlo velocemente con lo shift, shift click, shift click, shift click, shift click, shift click, shift click, e a questo punto abbiamo le sei cose, quindi andiamo sulla mappa, la prima mappa, vedete? E possiamo piazzarla dove vogliamo. Allora, rifaccio dall'inizio così lo capite. Prendiamo un blocco, un asse di legno, quindi mi faccio praticamente, lo faccio qua, mi metto 3x2, ok, come ho fatto là, e poi devo prendermi un espositore, quindi espositore, prendiamo anche il brillante. E solo con l'espositore funziona questo, quindi dobbiamo metterci l'espositore sopra. E a questo punto possiamo prendere le nostre mappe, quindi facciamo prima mappa, poi vedete, ho premuto la rotellina, vado a seconda mappa, terza mappa, quarta mappa, quinta mappa e sesta mappa, e vedete che ho riportato all'interno del mondo praticamente il nostro disegnino. Ora non ho fatto la prova per vedere se si conserva anche remotamente, ma se pare di sì, almeno potrebbe, dovrebbe. E quindi vedete che abbiamo un'immagine, qualunque se voglio, seguendo una procedura tutto sommato abbastanza lineare. È tutto.